Amici di Federico TV, siamo quest'oggi a Palazzo San Giacomo per un'iniziativa speciale, la giornata mondiale contro l'AIDS. Siamo in compagnia dell'assessore Tommaselli, che ha gentilmente accettato di rispondere ad alcune delle nostre domande. Assessore, può dirci come la città di Napoli si sta impegnando per informare i cittadini e sensibilizzare soprattutto i giovani all'AIDS? Sì, a partire da oggi, in cui abbiamo messo al tavolo tutti gli attori, sia scientifici che operatori sul campo, sia le associazioni dei malati di AIDS, sia gli sieropositivi, a partire da oggi intendiamo poi far partire appunto una serie di importante opera informativa nelle scuole, perché il dato che è emerso oggi è questa carenza di informazione tra i giovani e quindi la carenza di protezione. Invece è necessario quindi che il comune, le autorità a ciò preposte entrino nelle scuole. Questo contiamo di farlo dal mese di gennaio prossimo venturo, utilizzando appunto i nostri amici operatori che a titolo assolutamente gratuito faranno questo progetto con noi nelle scuole, nella logica di creare appunto l'informazione, la formazione senza allarmismi, senza paure, senza falsa informazione, perché spesso è la falsa informazione che poi crea l'isolamento, crea la solitudine che diventa poi molto pericolosa. Assessore, in ultimo, può dirci cosa pensa dell'iniziativa portata avanti dagli studenti di farmacia Preserviamoci per Amore? La trovo utilissima perché appunto ha questo tipo di messaggio, per amore di se stessi ma anche per amore degli altri. Quindi prima amore verso se stessi, poi amore verso gli altri, corretta informazione e quindi di prevenzione a 360 gradi, quindi ringrazio gli studenti di medicina, ringrazio di farmacia, anche quelli di medicina che stanno capendo bene come interpretare poi il loro ruolo prossimo venturo di professionisti della salute. Ringraziamo l'assessore, da Palazzo San Giacomo è tutto.